sono andato in tribunale nello Stato Città del Vaticano, dove sono imputato del reato di concorso nella diffusione di notizie coperte, di notizie riservate. Io sono stato, mi è stato comunicato il mio giudizio nella giornata, l'ho saputo sabato mattina alle 10.30, che ero stato rinviato il giudizio. Mi hanno comunicato la nomina di un avvocato d'ufficio sabato, domenica tutto chiuso, lunedì che oggi. Stamattina alle 8.30 ho avuto conosciuto per la prima volta questo avvocato d'ufficio. Stamattina per la prima volta ho potuto leggere, più che leggere, chiedo scusa, sfogliare gli atti del processo. E in un'ora poi ho dovuto lasciare tutto e recarmi nello Stato Città del Vaticano. Ho conosciuto questo avvocato, che sarà sicuramente una bravissima persona, stamattina. Ho chiesto al Presidente della Corte d'Appello del Tribunale dello Stato Città del Vaticano di poter nominare il mio avvocato di fiducia, che è l'avvocato Caterina Malavenda, che storicamente in Italia difende i giornalisti. Mi è stato rifiutato questo, mi è stato detto che non posso avere questo avvocato di fiducia. Tutto ciò non mi impedirà di assistere al processo. Io voglio andare a questo processo, voglio guardare negli occhi i giudici con grande rispetto della funzione e del ruolo, perché non ho paura e non ho nulla da nascondere. Ho fatto il mio lavoro e sfido qualunque giornalista al mondo, di fronte alla possibilità di dare notizie su come viene gestito i denari dell'offerto, il patrimonio immobiliare della Curia Romana, i denari, e sfido qualunque giornalista al mondo, avendo la possibilità di visionare migliaia di documenti, sfido qualunque giornalista a sapere cosa avrebbe fatto. C'è stato una parte del gruppo di potere che era al comando in Curia che è stato progressivamente allontanato. È anche vero che la rivoluzione di trasparenza avuta da Santo Padre è talmente forte che non bisogna agire solo sulle leggi, non bisogna agire sugli uomini, ma anche sulla mentalità. La parola più diffusa lì dentro, nel libro lo spiega bene, è, cioè, il problema più forte che si incontra lì dentro, nella Curia Romana, nella burocrazia, è quella della inerzia, così la chiamano loro, che non è per forza in malafede. È un problema di approccio al denaro e del lavoro. Tant'è che il Papa dice questa frase che secondo me spiega tutto, dice: se non sappiamo custodire i soldi che si vedono, come custodiamo le anime dei fedeli che non si vedono?